Eccomi qua, questa qui è la seconda parte del video. Allora, intanto oggi, perché ero anche stanco, quindi ho fatto solo due buchi, due fori, quindi per trasformatore di alimentazione e questo qui per la induttanza di filtro. Devo giusto un attimo domani aggiustarlo un po' perché devo allargarlo un pelo. E poi dopo praticamente devo fare i quattro fori laterali per il trasformatore. Aspettate, vi faccio vedere un attimo. Adesso questo qua è uno praticamente, non so se si vede. Quindi questo è il trasformatore, questa qui è ovviamente la parte che andrà sotto, per cui dopo una volta che adesso posso infilare, una volta che io l'ho messo così, dopo devo solo fare i quattro fori appunto per i buloncini. Ok, adesso voglio spiegare un attimo alcune cose, la mia filosofia di vedere alcune cose. E questo qui è uguale, perché questa qui è l'induttanza di filtro, quindi praticamente anche questa andrà messa dopo in questo modo, e quindi dopo saranno appoggiati, diciamo, sia metà fuori che metà dentro. Allora, il discorso qual è? Il discorso è che sostanzialmente, per quanto mi riguarda, almeno in questo caso, non ha una grande importanza se il trasformatore è di toroidale o se è lamierini, perché in questo caso sono due trasformatori che sono stati fatti, diciamo così, a regola d'arte, okay, da un'azienda italiana, che adesso non voglio fare nomi perché non voglio fare di casini. Però sono veramente fatti bene e quindi sono anche ben dimensionati, quindi il problema non esiste. Quando il trasformatore è stato fatto bene, praticamente non vibra per niente. Cioè, comunque sia, il trasformatore vibra comunque, sia lamierini che toroidale, questo sì. Non ha orecchio, cioè, mi intendo dire non vibrazioni che si sente a livello uditivo, ecco. Però comunque già al tatto che non si sente un cavolo, ecco, giusto per capirci. Poi comunque un minimo c'è sempre, perché per forza di cose, cioè, che sia lamierino, che sia un toroidale, comunque anche se un toroidale, c'è sempre un nucleo ferromagnetico all'interno per cui vibra. Ed è una cosa perfettamente normale. Se non fosse così non sarebbe un trasformatore, non esisterebbe neanche. Quindi, detto questo, ho preferito appunto farli in quel modo lì. Quindi, stando metà fuori, cioè diciamo metà fuori, una parte fuori, una piccola parte dentro, praticamente dentro ci sta solo il rocchetto. Dopo praticamente dovrei avere tutto lo spazio disponibile per lavorarci bene, quindi per fare il cablaggio, la saldatura, eccetera, eccetera. Adesso qua domani ovviamente devo fare il resto dei fori, vi farò vedere quando avrò fatto il resto dei fori. E cosa volevo dire? Niente, questo è il proseguito, dopo farò ovviamente l'altro video. Intanto ho già fatto il foro per la presa jack, quindi lunedì dovrebbe arrivarmi questo cavolo di presa jack, che mi sono accorto che poi ho sbagliato perché dovevo farla girata così, invece l'ho fatta girata così, per cui uno dei due dovrò limarlo un pelo perché sennò mi va a sbattere sotto. Vabbè, ma non succede niente, altro, poi farò vedere. E ovviamente qua dovrò mettere due portafusibili da pannello per 2-3 volte. E cosa volevo dire? Diciamo che non è, ecco, quello che si vede, che potete notare, non è il classico telaio d'alluminio o metallico o fatto comunque con la cornice di legno, come si vede tanto in giro, e la parte sopra metallica, perché questa, insomma, si chiama personalità, io la definisco così, cioè non è uguale, si distingue, è diverso, okay? Perché anche il design ha la sua importanza, non è che tutte le cose devono essere fatte, ecco perché io me le faccio da solo, perché comunque a parte tutto. Poi, quando una cosa si dice così, è artigianale, cioè custom, no? Quindi non si sa quello che salta fuori, cioè lo si vede man mano che lo si fa. Quindi ti si accorge durante il lavoro che
le cose a volte non vanno come si vorrebbero e quindi prendono un altro percorso. Ok, quindi diciamo se c'è da fare dei fori, alla fine si fanno i fori, ecco. Non è un classico telaio che bisogna ordinarlo su quei siti specializzati che però per ordinarlo bisogna andare a usare un software particolare. Bisogna mettere dei dati che bisogna aver studiato, insomma, cose complicate per poi dopo cosa ti arriva? Arriva il telaio, già forato e tutto, che ti fanno pagare un mucchio di soldi e poi magari ti sei accorto che devi fare dei fori e cosa fai? Quindi per me è una gran cagata. Poi magari c'è chi è fortunato se lo fa da solo in officina, perché magari c'ha il tornio, c'ha il trapano, c'ha tutto quello che gli serve, per carità, però comunque è sempre una spesa di tempo. Ok, è di denaro, perché comunque la punta col tempo si consuma, bisogna cambiarla. Quindi fai un telaio, fai due, fai tre, fai quattro, fai cinque, insomma, alla fine. Vabbè, questo qui invece è come il burro, è duro mazzato, però a bucarlo è come il burro alla fine, perché è una punta da ferro o d'acciaio. A forare la vetroresina se lo fora come il burro, Quindi anche il materiale dura molto di più. Poi un'altra cosa che l'avevo già accennato ancora in altri video, che comunque la vetroresina non risuona, cioè non ha una risonanza, cioè non vibra. E è anche un ottimo isolante perché come rigidità dielettrica è eccezionale. Okay? Quindi, e poi non diffonde il calore, quindi praticamente il metallo invece diffonde il calore. Per cui se mettiamo, come nel mio caso, delle valvole che scaldano, sotto il telaio scalda appena appena sotto dove c'è la valvola, ma non si diffonde, perché se fosse stato di metallico, tutto il calore si sarebbe trasmesso, no? Anche ai trasformatori d'uscita e viceversa, perché anche i trasformatori, d'uscita, scusate, di alimentazione, ma anche i trasformatori se scaldano, perché se lavori in classe A comunque il trasformatore scalda, e comunque allo stesso tempo poi il calore del trasformatore poi si diffonde sul metallo e quindi non va bene, okay? Perché poi dopo sotto la componentistica poi si scalda, quindi cose che cioè, sono talmente elementari che però molte persone fanno fatica a capire, perché comunque vedo che continuano a fare questi PCB per le valvole, quindi con i componenti vicini alle valvole, cioè condensatori vicino alle valvole, resistenze vicino alle valvole, non va bene, perché la valvola scalda, la valvola deve stare separata, lontana dai componenti. Okay? E poi comunque le valvole solitamente lavorano su frequenze alte, quindi andare a fare un cablaggio in aria è la cosa migliore. Fare un cablaggio con un PCB che semplifica tutto, velocizza tutto, però alla fine col tempo le piste si possono bruciare e si rompono e dopo insomma, può succedere anche dei danni perché dipende da come è stato fatto il circuito. Quindi, alla fine, se il circuito è fatto in aria, che è la cosa migliore perché anche per le frequenze alte va benissimo, poi non si romperanno mai perché non ci sono piste, quindi praticamente la garanzia è a vita. Ok? Detto questo, quindi la vetroresina non trasmette il calore e poi è ignifuga, quindi vabbè, è un altro discorso, quindi anche dopo ovviamente la parte di sotto si può fare tutto il cablaggio tranquillamente e non c'è bisogno di mettere degli distanziatori per tenere isolati i componenti, perché se fosse stato metallico allora quindi per quanto riguarda la schermatura, che non serve un cazzo. Ok, perché nel discorso degli amplificatori a valvole o dei preamplificatori a valvole, se le valvole sono fuori esterne, qualcuno mi deve spiegare che cazzo serve a fare la schermatura. Detto questo, una volta che insomma, una volta i telai metallici costavano un pacco di soldi e poi non erano facili da lavorare perché ci volevano comunque delle attrezzature che ancora oggi sono costose. E quindi una volta appunto come le radio valvole, perché prima sono nate le radio a valvole, poi dopo gli amplificatori, quindi venivano fatte tutte con questi telai di legno, ok? E quindi c'era un motivo, no? Se una volta venivano fatti così. Ora, a meno che non abitate davanti alla centrale della RAI, voglio dire, o il vostro vicino di casa che sia un radioamatore, è un altro discorso. Ma vi assicuro che anche se il vostro vicino di casa fosse un radioamatore
e avresti un telaio completamente metallico, non servirebbe un cazzo lo stesso. Detto questo, sarebbe un discorso a parte da affrontare che sarebbe un po' lungo da spiegare. Detto questo, comunque solitamente le valvole vengono messe esternamente, non solo per un fatto estetico, ma anche per un fatto tecnico, perché così il calore si disperde nell'aria molto velocemente. Altrimenti bisognerebbe usare un contenitore grande, di grandi dimensioni, in modo che il calore interno non venga soffocato, per cui però è ingombrante alla fine, quindi è molto più comodo metterle esternamente, ok? E poi come seconda cosa, ecco, dal punto di vista estetico è anche gradevole da vedere, diciamo così. Ma fatti quanto tutti così, cioè, è difficile trovare, cioè, ci sono come l'Audio Reserci per esempio, però comunque ci sono i pannelli che hanno le aperture per la fuoriuscita del calore, che a me sinceramente mi sembra una gran cagata perché poi comunque la polvere entra, quindi io dico sempre che la componentistica deve stare coperta interna, che la polvere non deve nemmeno entrare. E poi il resto fuori, la valvolina, cioè come una lampadina, cioè chi se ne frega, si spolvera, quando si brucia si cambia e via. Ok, quello è una cosa importantissima. E niente, detto questo, poi ovviamente la cornice, come ho già detto, è di bambù, quindi bambù è un legno che è particolare perché comunque una volta che è stato stagionato, questo non si muove più, non si piega più neanche se preghi in arabo, resiste anch'esso alle alte temperature, infatti il bambù per lavorare addirittura viene scaldato nell'acqua bollente, quindi e niente, quindi è anche un ottimo legno che ha una minima risonanza rispetto agli altri tipi di legno, come potrebbe essere il multistrato o legno di faggio o altri tipi di legno. Questo certamente ha una risonanza molto diversa, ok? Quindi è anche una cosa particolare, perché poi tutto quello che dicevo, comunque anche se c'è una minima vibrazione nel trasformatore di alimentazione, cioè che comunque non si sente a orecchio, ma nemmeno a mano, però comunque c'è sempre, ok, dovete pensare che è importantissimo appunto questa cosa qua, perché se voi fate altre cose, magari anche amplificatori, e quindi con trasformatori abbastanza grossi, e lì un pochettino vibrano, poi se fosse metallico tutta la vibrazione si ripercuote anche sulle valvole. Quindi le valvole non devono neanche vibrare, perché sennò si crea una risonanza che poi si va a sentire, che potrebbe andare diciamo, a sporcare, ecco, la scena dell'audio, cioè non è proprio dopo reale come dovrebbe essere. Quindi anche questa è una cosa importantissima, perché questo non deve assolutamente vibrare, ok? Cosa volevo dire? Sì, infatti, appunto, niente, non mi viene in mente nient'altro da dire. E adesso domani vado avanti con quello che riesco a fare, piano piano, poi dopo questo qui lo porterò in carrozzeria e farlo verniciare. Ah, sì, ecco cosa volevo dire. Comunque sia, se volendo, adesso io non l'ho fatto perché non ero sicuro, praticamente comunque ci sono degli spray apposta che si possono dare all'interno, tipo lo spray in graffite, va bene, ma c'è anche dello spray con rame, che praticamente fa una sorta di schermatura, ecco, volendo. Però non sono sicuro perché adesso più avanti devo fare un esperimento perché voglio provare a metterlo in mezzo alle foglie di vetroresina, perché credevo che non attaccasse la resina sulla graffite, però visto che invece attacca. Perché quando gli ho scritto con la matita è rimasto il segno e si vede anche se è anche bello evidenziato. Perché la matita è graffite alla fine. Quindi adesso il prossimo qualcosa che farò, un manufatto che farò con la vetroresina, voglio provare a vedere di metterci della graffite fra i vari strati e poi dopo con uno strumento apposta di rilevare se c'è dispersione di campo magnetico. Questo è un esperimento ed è una cosa che volevo dire. Se qualcuno può interessare, ma ad ogni modo comunque sono dei nastri di alluminio adesivi, neanche di rame, quindi basta, è più che sufficiente, ma adesso voglio dire, a me non me ne frega un cazzo. Poi, se il cablaggio è fatto bene, non c'è bisogno di fare nessuna schermatura. Comunque le valvole sono sempre esterne, ve lo ricordo, perché voi potete prendere il telaio migliore che volete, metallico, come cazzo vi pare, ma se le valvole sono fuori non è che conti molto, quindi, ripeto, non è quello che dà dei problemi. Che altro quello che vi può interessare è che la parte di alimentazione sia ben filtrata, ok?
Okay, quindi da evitare che ci siano dei ritorni, dei disturbi sulla rete elettrica che poi po passerebbero poi appunto sul segnale audio. Quindi, a parte quello, se voi fate quello, quindi curate di più quella cosa lì e il resto di meno, ok? È qui che mi piace, perché molti si preoccupano troppo della parte estetica e non della parte tecnica del suono. Ok, io preferisco pagare di più, anche 100, 200, 300 euro, me ne frego un cazzo, però che sia stato curato di più la parte sonica, tecnica quindi, ma non la parte estetica. Oggi purtroppo si vedono molti apparecchi di hi-fi che sono costosissimi, costosi anche, vabbè, insomma, anche una cosa non costosissima, però comunque sono costosi, sono molto belli da vedere, poi se andate ad aprirli vedete dentro che non c'è praticamente nulla. Quindi è tutta una presa per il culo. Ovviamente quello che costa c'è, perché c'è il costo, ma c'è il costo del telaio. Perché il telaio è d'alluminio, l'alluminio è un metallo, è un me tipo di metallo facilmente lavorabile rispetto all'acciaio, che però ci vuole una macchina apposta, perché ci vuole una macchina che taglia con l'acqua, mi sembra, e quindi costosa. E poi comunque va, diciamo, va lavorato perché altrimenti fa l'ossido, e comunque è un materiale costoso, ecco, quindi rispetto all'acciaio, perché l'alluminio comunque è più, diciamo, leggero, è più lavorabile. L'acciaio è un po' più duro ed è anche più pesante, che però sarebbe migliore. Però poi l'acciaio anch'esso, anche se verniciato, col tempo può fare la ruggine o può fare l'ossido, quelle cose lì, quindi anche quello non è che costa poco, perché comunque bisogna sempre fare una serie di trattamenti che verrebbe costare troppo comunque. Allora, molto spesso si usa l'alluminio, però l'alluminio è come schermatura, non è una schermatura ideale, perché l'alluminio è un materiale paramagnetico, quindi in realtà è una piccola parte viene riflessa, molto piccola però viene riflessa, quindi è come uno specchio e quindi non fa altro che amplificare un campo magnetico, se c'è un campo magnetico, quindi non è che sia proprio il massimo. L'ideale sarebbe fare, adesso giusto per fare un accenno, fare un tipo di metallo misto, cioè tra acciaio, alluminio, rame e anche piombo. Ok? Questi materiali messi insieme allora fanno un'ottima schermatura. Perché ci sono tante cose da valutare, adesso sarebbe un discorso a parte, come ho detto prima, da affrontare, sarebbe anche lungo da affrontare. Quindi, questo è l'ultimo dei problemi che oggi la gente dovrebbe cominciare a pensare, perché i problemi che ci possono essere e che sono quelli della parte di alimentazione dentro gli appartamenti di oggi, perché ci sono i microonde, tutti gli apparecchi wifi, i frigoriferi, le caldaie, di tutto e di più, e queste cose qui vanno a influire sul segnale audio, perché tutti i disturbi che sono causati da questi switching, eccetera, eccetera, poi ritornano sulla rete elettrica e vanno sull'alimentazione. Quindi bisogna preoccuparsi di più della parte di alimentazione, fare una parte filtrata. Ok? Quindi il telaio che sia metallico, a noi non serve, sinceramente è ora che la smettessero, perché non gliene frega un cazzo a nessuno, perché è una credenza metropolitana che gira, a meno che non ha un altro discorso, che non dovete fare degli apparecchi ricci e trasmittenti, delle radio che trasmettono e ricevono il segnale, trasmettono il segnale radio, allora è un altro discorso. Perché lì il circuito è molto sensibile, quindi è un altro discorso. Però per quanto riguarda l'impianto wifi, quindi un contenitore metallico, non serve un emerito cazzo. Alcune case ci sono che lo fanno come faccio io, ovviamente molto meglio. Adesso non mi vengono in mente i nomi, però ci sono. Ce ne sono poche, però ci sono, ecco, per dire. E se, è che oggi purtroppo se quello che vendono non è bello da mettere in vetrina, non fa scena, la gente non compra un cazzo. Purtroppo l'ignoranza oggi abbonda, quindi tanto è vero che se vi ricordate negli anni 80
quasi tutti gli amplificatori avevano tutti i contenitori di plastica addirittura, cioè c'era poco e niente di metallo, cioè, come videoregistratore. L'unica parte metallica era il coperchio e basta, tutto il resto era plastica. Quindi potete immaginarvi, se la schermata è di sopra e di sotto non lo schermate, che cazzo conta? Conta un cazzo, no? Quindi capite che era magari per un fatto di irrobustire di più il telaio, quello sì, però per il resto non serviva a nemmeno cazzo. Ecco, detto questo, fine del video e poi farò il proseguito dei lavori e speriamo presto di finire anche la parte finale, quindi quando l'avrò portato in carrozzeria e che sarà tutto bianco, poi dopo anche a livello estetico sarà molto più gradevole. Un'altra cosa, finisco, comunque sia la vetroresina, perché questa è lana di vetro, la lana di vetro è non è altro che fibra presa, adesso non mi ricordo, dal vetro, ok? Il vetro può fare da schermatura anche il vetro, se è spesso però, non se è sottile. Tant'è vero che in alcune casse, in alcuni diffusori, specialmente magari per i televisori così, vengono addirittura schermati con del vetro da 2 cm di spessore, perché quando è così grosso fa da schermatura. E in questo caso la lana di vetro, quindi un minimo scherma, ok? Se poi la fate in fibra di carbonio, ancora peggio, cioè ancora meglio. Addirittura la fibra di carbonio scherma ancora di più che la fibra di vetro, perché comunque dice la parola fibra di carbonio, c'è cioè del carbonio in mezzo, quindi carbonio, grafite, più o meno siamo lì, va bene. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Comunque sarà una cosa, insomma, unica, originale, non uguale a tutte le altre cose che si vedono nel mondo di queste cose qua. E a me piace un casino comunque. Fine del video.